E in questa bella mattina di sole, dopo code interminabili e traffico a Iosa, stiamo arrivando a Stonehenge. Stamani abbiamo deciso di partire alla conquista di Stonehenge con i nostri due accompagnatori, Ottavio e Franchina. E Franchina, logico. Noi avevamo prenotato e ora andiamo a prenderci i bigliettini. Petrona, ma vuota. Vi si è prenotato 15 giorni di vacanza nelle capanne. Ah, questo sarebbe il resort di lusso, eh? Sì, sì. Ecco, una caratteristica donna del Neolitico. Pronti per visitare le stones? Siete pronti? Ed eccoci a Stonehenge. Questa è c'è una recinzione che ci impedisce di arrivare più vicino, ma direi siamo abbastanza vicini. Questa indicazione è la Midsummer Sunrise con il sunset che ci fa vedere come era allineato il cerchio di pietre di Stonehenge. Bellissimo. Impressione di Stonehenge? Affascinante. Mistico. 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 Molto mistico. Misticanza anche intorno. C'era anche della misticanza, sì. Bello. Siamo tornati qua sul luogo dove ci siamo sposati tanti anni fa con quel rituale celtico. Ricordi? Le corna mi ricordo bene. Esatto. Il casco. Esatto. Il casco. L'elmo. Esatto. Il casco. Purtroppo il George Inn non ci facevano mangiare, quindi abbiamo deciso di andare al Red Line che ci ha consigliato la ragazza, giusto? Sì. E si prova a vedere se si riesce a mangiare qualcosa lì. Eccolo là, c'è l'insegna che spunta, il Red Lion, e si va a mangiare al leone rosso. Hello! Cos'hai preso te al Red Lion Classio Pub del Wiltshire in Londra? No. Outlet alla milanese. Allora, sono a fare cose. Signora, si è svegliata da questo viaggio in auto direttamente a Windsor. Piace questa locomotiva, allora, che ne vedete di qua? Siamo qua a Windsor. Siamo stati da Five Guys. Siamo qui con Alfiero. La famosa Crooked House. Sarebbe da dargli un'occhiata dentro. Notare è allora la porta che è bella sagomata su misura. Si conclude anche questa giornata. Yes. Girellando per Windsor, visitando la Crooked House e dando una sbirciata al castello che però non abbiamo visitato. Sono arrivati tardi, è chiuso, vabbè.
Ora sono le 8. Mi stava fuori qualcosa. Più che altro il paesino, il vecchio paesino, è bellino da morire. Ora sono le 8, ci vuole 2 ore per arrivare a casa, quindi si chiude qua. E domani Londra? Domani Londra, sì. Londra, Londrissima.